Buonasera, questo video è dedicato agli amici astrofili e di letteratura astronomica che condividono insieme a me la passione dell'astronomia. Ognuno di noi ha un libro che, simbolicamente parlando, ha acceso la miccia della passione nel cosmo, dopodiché molti hanno sentito la necessità di conoscere la futura posizione dei pianeti, della Luna, e sapere in anticipo anche le date e i luoghi delle future eclissi. Ai miei tempi, parlo degli anni 70, ancora non esistevano i computer. Di libri se ne trovavano molto pochi. Ricordo bene che cercavo disperatamente pubblicazioni sulle effemeridi. La mia ricerca mi condusse a Bologna, dove scoprii finalmente l'Associazione Astronomica Bolognese, denominata AAB, con il mitico compianto presidente Luigi Baldinelli. Fu lui a farmi conoscere la storica rivista di astronomia Celum. Era un periodico bimestrale per la divulgazione dell'astronomia, edito dall'Osservatorio Astronomico Universitario di Bologna. In un futuro video vi parlerò del fondatore della rivista. Subito mi abbonai. Fatta questa doverosa premessa, ho il piacere di presentarvi alcuni libri astronomici di nicchia. Vi ricordo che parliamo dell'era pre-internet, ovvero pre-home computer. Ed ecco a voi, dall'Ufficio Astronomico di Vienna, le effemeridi delle eclissi solari che vanno dall'anno meno 2003 all'anno più 2526. Gli autori sono due: l'astronomo austriaco Hermann Muske, che fu capo del planetario di Vienna e direttore scientifico dell'osservatorio didattico Uranio di Vienna, e l'astronomo dilettante belga Jan Messus, specializzato in meccanica celeste, astronomia sferica e astronomia matematica. Infatti aveva la laurea in matematica. È stato meteorologo all'aeroporto di Bruxelles, ora è in pensione. Questo libro di nicchia è stato pubblicato nel 1983. Sono 908 pagine ricche di dati eccezionali per quei tempi, e anche oggi, quando i computer non funzionano o quando smetteranno di funzionare. Nella prima parte, dopo l'introduzione, troviamo le formule, le tabelle, la leggenda con le abbreviazioni utilizzate. La lettera P sta per eclisse parziale, la lettera R sta per eclissi anulare, la lettera T sta per eclissi totale, e così via. Qui arriviamo alla parte dei dati di nostro interesse: data, giorno giuliano, posizione. Dobbiamo convenire, se visto da un non addetto ai lavori, sembra essere un libro arabo. La cosa più interessante è la seconda parte del libro, dove schematicamente, con un mini mappamondo, è raffigurata la zona terrestre interessata all'eclisse, la zona di totalità e il limite della parzialità, e naturalmente troviamo data e tipo eclisse. Alla pagina 888 vediamo che il 16 maggio del 2227 ci sarà un'eclisse totale visibile dall'Italia, mentre il 18 settembre del 2229 sarà visibile un'eclisse anulare. Il libro si conclude con una sola pubblicità, forse lo sponsor. Si tratta di un interessante proiettore didattico di eclisse della Zeiss. Se qualcuno è interessato, posso ricostruirlo. Fatemi sapere. Questo invece è il libro dell'eclissi lunare, anch'esse con date da meno 2002 all'anno 2526. Inoltre, dagli Stati Uniti abbiamo le effemeridi delle posizioni dei pianeti, Luna e Sole. Questa è la serie che parte dall'anno 601 avanti Cristo, raggruppati per periodi. Questo parte dal 601 avanti Cristo all'anno 1, questo parte dall'anno 2 al 1649 e l'altro parte dall'anno successivo. Ho qui con me l'Astronomical Paper, qui ci sono le effemeridi dei pianetini: Cerere, Pallas, Giuno, Vesta.
Per concludere, vi mostro le effemeridi degli asteroidi e pianeti minori dell'allora Unione Sovietica. Qui abbiamo i dati di ben 3.658 asteroidi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro cieli sereni. A presto, ciao!